Ciao a tutti, nuovo video. Questa volta un trucco ispirato alla primavera. Ho utilizzato una tecnica nuova che mi è venuto così un po' in mente di provare e spero che vi piaccia. Se siete curiosi, seguite il tutorial. Allora, come prima cosa ho fatto uno scrub. Questo è di Zada Cosmetics. È scrub co-wash rinforzante con l'alga spirulina e ci sono anche estratti di avena, ginseng, timo, lavanda e ha un profumo molto gradevole che fa pensare quasi ai biscotti all'amaretto, è veramente molto molto buono e l'ho trovato anche molto utile perché è riuscito a togliermi anche dei punti neri che avevo e quindi mi ha fatto un buon lavaggio del viso, una bella pulizia. Adesso poi passo alla crema. Questa è quella della Kiehl's, anche qua, oltre che la Zada Cosmetics, la Kiehl's è una marca che non ho mai provato. E questa è l'Ultra Facial Cream 24 ore idratante. L'odore è molto gradevole anche qua, quindi già è un punto a favore. La consistenza è molto leggera, si distribuisce bene, è molto fresca come crema. Dopo la skincare, che è importantissima, vado a utilizzare il fondotinta Clinique, questo nuovo che è uscito da poco, l'Even Better Clinical Serum Foundation. Dicono che sia molto buono perché appunto ha tre sieri addirittura all'interno per appunto dare un incarnato bello, luminoso. Procedo con la distribuzione. Io ho preso il colore medio golden neutral. E direi che nonostante l'abbia preso su Pinalli, sul sito, sono riuscita a beccare il colore giusto per il mio incarnato, perché solitamente capita spesso che rischio di sbagliare. O li prendo un po' troppo scuri o un po' troppo chiari e quindi devo fare dei mix con il correttore. Guardate che bel incarnato che fa. Direi che come prima impressione è molto positiva perché proprio si distribuisce bene, dà un effetto uniforme e non va nelle pieghe, almeno per ora. Continuo poi con l'ombretto della MAC, il Paint Pot, questo è il Lay Low. Lo vado a distribuire sulla palpebra per uniformarla. Fatta la base, parto con gli occhi e volevo fare una cosa un po' diversa dal solito, un eyeliner un po', diciamo, artistico, grafico, e utilizzando il mascara. Io utilizzo il Bambi Eye Full Slash della L'Oreal e lo vado a utilizzare tamponandolo con la punta in questo modo. Aspetto ovviamente un po' che si asciughi, perché il rischio se no è che se chiudo subito l'occhio potrebbe poi distribuirsi in giro. Fatto questo, utilizzo la palette Mini Love Story di Natasha Denona e utilizzo prima di tutto il colore questo che è You, si chiama, questo rosa satinato. Lo distribuisco
continuazione dell'eyeliner nero. Ho utilizzato poi un pochino dell'ombretto Love per ancora rendere un po' più sbrilluccicoso il rosa. Adesso passo alla palette Miami Lights di Nabla e utilizzo l'ombretto questo bianco Aries. Lo distribuisco proprio sul restante della palpebra e anche sulla piega. La tita nella rima interna io utilizzo questa della Kiko. Poi questa volta utilizzo proprio il mascara sulle ciglia, sempre il Bambi Lash. Le labbra il rossetto di Nai Oleari, questo si chiama Fragola, è il Creamy Delight Lipstick. Guardate che carino anche il packaging. Come blush utilizzo l'ombretto della palette di Natasha Denona, il True. Quindi questo è il look, fatemi sapere tutto nei commenti, io spero che vi piaccia. Ciao!